Eccomi Presidente. Allora sì, io devo intervenire in difformità dal gruppo perché dichiaro la mia non partecipazione al voto e lo vorrei spiegare abbastanza rapidamente, anche se come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduta, questa è una questione che abbiamo lungamente affrontato in commissione, ma cercherò di stare nel merito della delibera di cui la mozione chiede il ritiro. Per quanto riguarda la delibera, era stata già presentata dalla Giunta alla Commissione Urbanistica a gennaio del 2020 e in quella sede tutta la Commissione si espresse favorevolmente per chiedere agli uffici di diciamo, instaurare un confronto e un rapporto con queste realtà che hanno da sempre operato nelle periferie perché il testo, così come era stato proposto dalla Giunta, era ritenuto non soddisfacente da queste realtà e che comunque non li metteva nelle condizioni di poter continuare ad agire ed operare. Noi abbiamo sempre detto, già con un ordine del giorno, credo del 2016-2017, votato all'unanimità, che non si volevano annullare queste realtà, le si voleva salvaguardare, però ovviamente era necessario intervenire rapidamente per regolamentare queste stesse realtà anche alla luce del codice degli appalti. Purtroppo, diciamo, questo lavoro, chiamiamolo così, di revisione che la Commissione aveva chiesto alla Giunta, è stato fatto. Diciamo soltanto molti mesi dopo, quando cioè è intervenuta la delegata della sindaca, perché prima di quel momento la commissione di cui io ero presidente non aveva saputo notizie, non aveva avuto notizie, seppur appunto aveva mandato note a tal riguardo su incontri e confronti. Per cui noi abbiamo ricevuto un'ulteriore diciamo versione di questa delibera con le modifiche apportate che da quanto ci è stato riferito sono il frutto invece del confronto della delegata con i consorzi. Ora, nell'ultima commissione, anche in questo caso, la proposta, diciamo così, emendata è apparsa non risolutiva. Vorrei dire, per quanto mi riguarda, ritengo che se una regolamentazione va data ad un ambito, non lo si può fare con una delibera monca, perché io tale ritengo questa delibera, per questo non parteciperò al voto, perché non risolve il problema nella sua complessività. Abbiamo detto che bisogna regolamentare in base al codice degli appalti. Il codice degli appalti esiste, quindi perché fare una delibera transitoria? Perché fare una delibera che può essere applicata solo in alcuni casi, solo nel caso di opere con la conferenza dei servizi conclusa o in corso? Se io decido che devo mettere in piedi un regolamento, quel regolamento può valere da qui fino a che non vale la norma di rango superiore che viene modificata. Quindi io mi aspetto una delibera che sia veramente risolutiva, che consenta ai consorzi di operare di qui in avanti nell'assoluto rispetto delle norme, quindi che decida e metta dei paletti sotto tanti punti di vista giuridici, amministrativi, che preveda uno schema di convenzione nuovo, modificato sulla base del codice dei contratti, ma che quello sia di qui in avanti, altrimenti secondo me sarebbe politicamente più onesto dire non si vuole più che queste opere vengano fatte dai consorzi e quindi a quel punto, siccome e condivido, sono soldi pubblici perché sono soldi derivanti da permessi di costruire, da condoni, che devono necessariamente trasformarsi in opere sul territorio, in opere nelle periferie, nate anche spontaneamente, ma che comunque ne hanno bisogno, a quel punto l'amministrazione abbia il coraggio di eliminare queste realtà e di realizzare essa stessa queste opere, marciapiedi, illuminazione. Quindi in questa delibera che viene chiamata norma transitoria, diciamo, io vedo un qualcosa che non è né carne né pesce, ripeto, non risolve né nel futuro né risolve il passato, perché abbiamo tutta una serie di questioni aperte con i consorzi, tra cui opere realizzate ma mai collaudate, mai acquisite al patrimonio. Quindi tu, per queste ragioni che ho cercato di spiegare veramente in maniera molto sintetica, dichiaro la mia non partecipazione al voto. Grazie.